e vivere la realtà ci chiede sempre troppi sforzi, ma voglio credere cambierà, e questo è quello che ho da dirti. È bello pensare che sarai con me ad ogni salita, ti devo tutto quanto ed oggi è il primo giorno della nostra vita. Buongiorno. Buongiorno cari ragazzi, mi mancate davvero tanto. Immagino che anche voi in questi giorni stiate vedendo i telegiornali e tra le tante notizie che si avvicendano spero che possiate notare quante esperienze di solidarietà si stanno presentando nella nostra Italia. L'Italia è un paese da un cuore particolare. Se vado a leggere sul giornale, sulle pagine dei quotidiani, è singolare leggere come i camici monousi vengano adesso confezionati da Armani e da Calzedonia, i respiratori dalla Ferrari di Maranello, le mascherine le fanno Gucci e Prada, il gel disinfettante addirittura Bulgari e Cracco cucina per l'ospedale di Milano, ma potrei elencare una serie di tantissime iniziative in cui imprenditori e uomini particolarmente ricchi stanno donando la loro ricchezza alla comunità, stanno offrendo la loro ricchezza per il bene di tutti. Questo credo che sia proprio il massimo grado della ricchezza, non custodirla per sé, ma saperla mettere a disposizione degli altri, non farne un motivo di avidità, ma farne una risorsa per essere comunità, perché da soli non siamo niente, siamo fatti per stare in comunità, per vivere insieme. Nessuno si salva da solo, è una frase che in questo periodo possiamo ben sottolineare. C'è un autore a me molto caro della letteratura latina che già secoli e secoli fa aveva intuito questo concetto e lo aveva sottolineato proprio come un tesoro della cultura romana. In realtà prendendo spunto anche dalla tradizione greca. È Seneca. E quando spiego Seneca alle mie classi mi soffermo sempre su questo passo, perché è un passo che sottolinea un aspetto davvero importante dello stare insieme, ma che sembra essere un messaggio profetico quasi. Seneca dice questo: come dobbiamo comportarci con gli uomini? Che facciamo? Che cosa insegniamo? Diremo che dobbiamo astenerci dal sangue umano? Quanta poca cosa è non fare il male a colui al quale si dovrebbe fare il bene. È un merito ben meschino per un uomo non infierire su un altro uomo. Insegneremo a porgere la mano al naufrago o a indicare la vita a chi l'ha smarrita? A dividere il proprio pane con chi ha fame? Perché dovrei dire ciò che va detto e ciò che va evitato, quando tutti i doveri umani si possono sintetizzare in questa breve formula? Tutto quello che vedi e in cui si raccoglie ogni essere umano o divino forma un tutto solo. Noi siamo membra di uno stesso corpo. Seneca aveva già compreso quanto l'uomo sia parte di una comunità. L'uomo non può vivere senza la relazione con l'altro e per questo non è corretto, non va bene, non è un modo corretto quello semplicemente di astenersi dal fare il male, ma anche astenersi dal fare il bene che si può è sbagliato. E questo concetto in più passi, in diversi punti della sua opera, in particolare delle epistole a Lucilio, vengono sintetizzati in un concetto che è quello dell'humanitas. È un termine latino
che ha tantissime sfumature di significato, che per la prima volta viene espresso da un autore ben più precedente rispetto a Seneca, che è Terenzio. Pensate, Terenzio che come beffa del destino era uno schiavo e viene ricordato come uno dei primi letterati della letteratura latina. Questo a dire che la nostra condizione sociale, la nostra ricchezza non conta poi nulla. È lo stesso Seneca a dirlo. È la fortuna a decidere se nasciamo in un ambiente piuttosto che in un altro. È la fortuna a ritagliare l'abito, ad una persona, a renderlo un magistrato o a renderlo uno schiavo. Ma siamo tutti accomunati dalla stessa matrice, siamo tutti uomini e come lui dice, siamo tutti membra di uno stesso corpo. E il concetto che lui sottolinea dell'humanitas e che appunto aveva già iniziato a sottolineare Terenzio è che come uomini dobbiamo occuparci dell'altro. È nostro dovere, è naturale che ogni uomo si occupi del suo vicino semplicemente perché siamo tutti uomini, siamo parte della stessa comunità e non importa la condizione sociale, non importa il rango, non importa il ruolo che uno riveste, tutto ciò che riguarda un altro uomo riguarda anche noi stessi. Questo è un insegnamento importante e credo che un esempio di humanitas in questo periodo è arrivando proprio dai grandi personaggi che in passato probabilmente si sono distinti perché comparivano nelle cronache dei giornali come i miliardari o perché la loro casa di moda ha realizzato una sfilata straordinaria, ma credo che saranno ricordati ancora di più perché hanno saputo far tesoro della loro ricchezza mettendola a disposizione degli altri. E spero che anche voi, quando un giorno sarete dei professionisti, avrete modo di dare un po' frutto a tutto ciò che state studiando, saprete non fare della vostra ricchezza un'occasione di avidità, ma un'occasione di umanità, di condivisione. Vi auguro una buona giornata. A presto! E vivere la realtà ci chiede sempre troppi sforzi, ma voglio credere cambierà, e questo è quello che ho da dirti. È bello pensare che sarai con me ad ogni salita, ti devo tutto quanto ed oggi è il primo giorno della nostra vita.